Dopo l'infuocato finale di partita tra Juventus e Inter, andata delle semifinali di Coppa Italia, il giudice sportivo ha emesso la sentenza. Cuadrado squalificato per 3 giornate per la rissa a fine match con Handanovic, che a sua volta se l'è cavata con un solo turno di stop. Una giornata per Lukaku, espulso nel finale da Massa per doppia ammonizione, per la prima un fallaccio su Gatti e la seconda per l'esultanza ritenuta provocatoria davanti ai tifosi bianconeri dopo aver realizzato il rigore dell'1-1. Sanzione per la Juventus: i bianconeri hanno l'obbligo di disputare una gara con il settore denominato Tribuna Sud, primo anello privo di spettatori per cori razzisti nei confronti dell'attaccante belga. Al club zebrato anche una multa di 4.000 euro per lancio di oggetti in campo, mentre al dirigente dell'Inter Dario Baccin è stata inflitta una sanzione di 20.000 euro per insulti all'arbitro. La Juventus chiederà gli atti delle indagini di polizia per valutare l'eventuale ricorso contro la chiusura del primo anello della Tribuna Sud e le 3 giornate di squalifica a Cuadrado. Nelle motivazioni del giudice si legge che Cuadrado, già diffidato, salterà 3 turni perché al termine della partita, a seguito di un diverbio con un calciatore della squadra avversaria, lo strattonava vigorosamente, cingendogli le mani al collo e indirizzandogli un pugno al volto. Veniva diviso a forza dal giocatore avversario grazie all'intervento di alcuni compagni di squadra.